Ciao ragazzi! Come ieri, traduco e sono in sottofondo. Perfetto. Grande. L'importante è esserci. Eccoci qua. L'altra del ok, perfetto. Ciao ragazzi, che dite? Hai fatto il budino? Mamma mia, questi budini, raff. Delirio. Ciao Sara! Muscio, passivamente, poi mi sa proprio di sì. Con tutti questi budini. Ma puoi tentare così le persone? Cambiamo il foglio. Questo, ovviamente, qui. Che dici, Sara? Mettiamo un po' d'acqua. Sono a casa da sola, grande, pacchia totale, quindi. Super pacchia. Allora, diciamo che ho messo troppa acqua e mi tocca levarla un pochino. Vediamo la po' con la pipetta. Serviamo. Ragazzi, ho aperto Blood Bowl. Mamma mia, le istruzioni quante sono. Però. Leggerò tutto. Ciao Mirko, grandissimo. Tutto bene te? Come stai? Tutta la settimana proprio a casa, che spettacolo. Stai in vacanza praticamente. Bellissimo così. Oggi facciamo l'arbitro. Questo qui è super puccioso e carino. Quindi veniamo le tronchesine. Una pacchia. Sì, decisamente. Allora, Madonna, che strana la plastica blu. Ok, penso sia finito, no? Devo solo. Ah no, c'ho il coso dietro, ovvero. C'è lo zainetto quello strano particolare. Ok. Il libro invece non è suo, non mi pare. O sì. Ah, sì, perché questo è il mega libro, quindi c'ho avanti e dietro, ok. Ce l'ho fatta a ripassare. Tutto bene, spaccano lavoro e quindi rallentato un sacco l'hobby, mannaggia, dai. L'importante è che quando si può. Presenti. Allora, puliamo al volo il nostro amichetto. Non vedo l'ora, vi giuro, di fargli tipo la basetta con tutta l'erbetta, figa. La striscetta bianca, sì. Mamma mia, che strana là. La plastica blu, veramente, non ci sono abituata. Stasera forse riesco a mettere un po' di Milit in qualche modello. Grande. Io ero rimasta a Batman, no, poi tu hai fatto un altro pezzo, mi pare, se non ricordo. Male.
Allora, qui è fatto, qui abbiamo un pezzo da levare. Ok. Avevo iniziato. Ah, il Superman, è vero, c'era qualcos'altro che hai fatto, il Superman. È vero. Comunque mi fa ridere come il libro delle regole si è chiuso con il lucchetto. Ora mi è arrivato tutto il pacchetto di Batman, quindi mi devo mettere a colorare la nuova Pile of Shame. Bello. Bello. Dai, dai. Aspetta, ti vengono un sacco bene quei pezzi, ancora mi ricordo quando avevi fatto il gessato. Oh Mirk, quanto tempo? Hai visto che eri ricomparso? Il nostro toscanaccio. Accumula punti e non spenderli. Ma che cosa state organizzando, ragazzi? Che state complottando contro di me? Facciamo il D-Day su Mush. Crudele proprio. Allora, se tu fai il D-Day, io faccio. Farò lo streaming con questa voce ormai. Sì. Questa sarà la voce del mio streaming, ragazzi. Ne ho solo 54, sono dei vostri. Ammazza Mirko subito, subito a complottare. Metto muto, tanto devo solo guardare. Vabbè, allora non c'è gusto, ritorno normale. Ritorno normale. Allora. Io direi, attacchiamo prima la testa. Che figa sta miniatura, ragazzi. Io vi giuro, non vedo l'ora di arrivare a dipingere gli Elflings, là come si chiamano, quelli a strisce verdi e gialle, sono bellissimi. Dai, Muscia, regalami 1.000 punti così sulla simpatia, ma non può essere proprio. Semmai ditemi cosa volete riscattare, io forse lo riscatto. Dai, ragazzi, qui bisogna imparare a dipingere, forza. Seri. Dici perché fino a mo' che abbiamo fatto? Ma come si mette sto libro? Sara, aiuto. Ma non hai. Cioè. Ah, ok, perché ce l'ha per spiego. Poi gli ammetto dritto. E allora questo va qua. Così, immagino. E questo qua sotto. Così. Perfetto. Ok, l'ho fatto. Torto, infatti. Io non ho imparato niente da quando ti seguo. Grazie, Giaga, grazie. Mi fa una grandissima pubblicità. Ragazzi, non ascoltatelo. Lo fa apposta. Allora, fermi tutti, ok, devo pulire il braccio. Giusto perché odio le linee di fusione, questo bel braccino. Perfetto. I learned jack shit from Musha. Bullshit. Io che non avevo abbastanza colori, mo lo scrivo in inglese. Allora. No, l'ho staccato un pezzetto. Però. Guantino. Allora, raga, da adesso in poi questi pezzi non è che li devo, diciamo,
Guarda che mani. Che poi. Non li devo finire per forza in un'unica sessione. Concentriamoci a farli per bene. Ok. Velocemente, però bene. Ah, della pigna dura. Sì, se ti danno una pigna, ti menano, ti fanno male parecchio. Pensavo ce l'avessi ancora con le mie unghie. Ok, premerato il ragazzo. Oh, qua. Allora, ma che mani grandi contro la testa, cioè le mani grandi contro la testa, sì, ovviamente sì. Allora, AK. Il Batman si sta qua. Anger Flash e Fredo Flash. Sti cazzi lunghi, non è un concorso di bellezza. Come no? Sì, lo so, però ormai sono tipo post matrimonio di 2 settimane fa e quindi sto lasciando andare così come sono. Però no, è un'ottima scusa per non mangiarmi le unghie. Allora, se sta così lo vedete perfetto? Sì. Ok. Allora, proviamo i colori. Abbiamo per l'incarnato la mia bellissima palette, Bugman's Glow, Angor Flash e Fleetwood Flash. Ok? Ti penso su Discord, è calma. Questo è il telefono. Vediamo i mici all'attacco di Jaga. Oddio, Isotta! Sarà bellissimo quando diventerà grande e praticamente occuperà tutta la tastiera. Puoi fare allora, pure nel dettaglio, puoi fare l'azzurro, no? Ah, ma le unghie grande. Allora, no, le volevo fare, volevo trovare un colore nero, nero opaco. Tirava quello. Allora, il bianco ci serve, il light skin tone ci serve. Il magenta pure potrebbe servire. Questi invece li rimettiamo a posto per ora. Ok. Prendiamo una reference tanto per. Allora, Blood Bowl Referee. Quanto è carino. Vabbè, Barbarossa era scontato. Ok. Va bene. Ok, va bene. Facciamo. Iniziamo, ragazzi. Allora. Tanto peschiamo tutti e tre i colori. Scusate, ho la voce un po' nasale, ma ho la sinusite. Che tra entri e esci dai locali con l'aria condizionata è inevitabile. Allora, puliamo bene il pennello e iniziamo.
Ok. Lo sapete, sono tentata di mettermi gli occhialoni. Perché ho veramente gli occhi stanchi. Ultimamente. Sì, quasi quasi me li metto. Così vi fate due risate. Non sciogliere gli occhialoni. Sì, che poi non mi sono nemmeno portata. Sono venuta in moto, non mi sono nemmeno portata gli occhiali miei normali da vista. Giustamente. Sì, dai, mettiamo gli occhialoni. Mamma mia, sono tipo... Boh, quanti anni hai? Allora, veramente devo allargare perché ho le cuffie. Sai che è una combo strana, aspettate. Allora. Però devo ricordarmi di... Ok, così funziona. Figa, raga. Sa quando imbocca Karim, ma se imbocca che quante me ne dice? Scusate. Però che marchingegno. Robot del futuro, sì. Vabbè, i vostri come sono? Sono così. Con la visiera. No, ma vi posso dire una cosa? Mi mancava dipingere così. Con gli occhiali. Che spettacolo. La muccia diventa una roba pazzesco. Io uso solo gli occhi, lol. I miei occhiali sono da vista da presbite novizia. Ah, non avete anche gli occhiali questi qui? Questi fighi? Questo è il segreto, ragazzi. Andiamo a sta. Schiacciamo la capote. Lo leggo, eh. Tipo, questo poi devo tenere l'occhio abbastanza vicino alla miniatura perché sennò comunque è come se non vedessi nulla. Comunque, Raff, questi occhialoni li puoi portare anche con gli occhiali tuoi sottocorrettivi, c'è spazio.
C'è una mia amica, per esempio, che porta i suoi occhiali e poi sopra mette questi. Tranquilla, non gli danno fastidio per niente. Vedete, sì. Ok, mentre ti asciuga leggo. Eccolo, Karim, è Kalla. Punto esclamativo di Discord. Ciao! Oggi hai un punto in più per sfottermi. Devi mettere gli occhialoni. Ma quanto è bella muscia con le lenti, lo so, onestamente. Osach. Ciao Ardri, ma anche a te la wet palette si asciuga da niente? No, quando è così no, ci ho appena messo l'acqua, cioè appena iniziato lo streaming, col caldo che fa. Controlla, ah, no, le lampade hai detto che non sono. Sei bellissima, sì. Forza. Yo, Windy, how are you? Have you seen the story on Instagram by Lord Croc? Ma dipende, i miei sono da lettura che metto anche per dipingere perché non vedo più i dettagli. Se gli occhiali hanno lenti che ingrandiscono, più metto a fuoco, probabilmente i miei non sarebbero necessari. Perché lenti, sì, occhi stanchi e mi sono dimenticata i miei occhiali da vista. Quindi ho detto, siccome lo voglio dipingere carino, cioè bene, fatto bene, l'ultima opzione che avevo possibile era quella di mettermi gli occhialoni. Mo, dobbiamo farci due chiacchiere, che ho bisogno di aiuto. Va bene, quando? Oh, ma sono uguali ai miei, davvero? Grande? L'importante è che ingrandiscano uguale. Io l'ho messa tipo a 72 per, non mi ricordo com'era la lente. Cioè 2 per, scusano, 2.5 per, 72 per, oddio, buono. Era un po' troppo. Allora, ripassiamo il base coat finché non abbiamo un'ottima base, senza macchie, strati sottili. Yes, sorry, I'm excited. But the blood bone models are super cool too. Yeah, I know. I couldn't resist to take the blood bone game. Stasera diciamo sto a cena. Però, cioè, se c'è da scrivere, sì, non c'è problema. Se in chiamata, domani. Pure io 2.5, ok, perfetto. Sì, le 2.5 ore sono le meglio. I'm going to assemble your model. Yeah, probably tomorrow. Dark Croc. Do you want me to stream while I paint it? Or just let me know.
Ok, skin tone is done. Incarnato è fatto. Perdonami se ci sono e non ci sono, ma nel traffico di Milano se arrivo a casa alle 20 e oro. Ammazza, ma tu ti vai tutti i giorni in Milano-Bergamo? Quanto ci vuole? Io sono ignorante. Sono veramente ignorante a riguardo. No, vabbè, raga, mia madre mi ha appena mandato la foto. Però la devo far vedere assolutissimamente. Della volpe in piscina. Sta sul lettino. Troppo figa. Allora, dicevamo, l'incarnato l'abbiamo iniziato ad impostare. Allora, ce l'ho uno zero, sì. No, lavoro a Lecco, ma molti montaggi esterni. Ah, ok. Allora, iniziamo a sketchare. Let's start sketching some highlights. Sì, quella è la volpe di mamma, l'ha chiamata Tiago e ogni tanto si presenta e si mette a mangiare con i gatti. Sì, ma io non posso avere uno 0 che è più grosso di boh, un 2. Proviamo questo. Decisamente meglio. Voi vedete, sì. Aspetta, posso zoomare un po' di più. Proviamo così. Pennellate tutte verso la fronte, perché lì sarà il punto massimo di luce. I guanciotti. Ciao Guido, che dici? Ma che ci racconti? Allora, sulle mani impostiamo le luci, sempre sulla parte superiore, ovviamente tutta luce zenitale. Seguiamo i muscoli, non ci importa se i segni sono netti perché tanto poi li andiamo a sistemare con il 50-50. So I'm just sketching the first lights and I don't care if I have sharp lines between the two layers because I'm going to blend them later with the 50-50 mix, which is my favorite blending method.
per esempio un pennello troppo piccolo e la superficie più grande di quella che devo fare, vado di piatto in modo tale che prendo un po' più di pelo. Anche questo dei muscoli. Sto montando il NAS, è caldissimo. Ah sì, caldo, caldo, caldo. Moscia, ho un dibattito con Giaga sul sudato di Aos, mancano le wash. Ma tu non mi viene mai. No, 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 non usare il nero. Usa il blu. Che così richiama anche lo scudo, no? Ma puoi usare anche un blu normale a lavatura. Cioè, nel senso prendi un colore blu che ti piace, anche il blu stesso dello scudo, lo fai consistenza wash e praticamente lo passi. E poi dove ti serve da rilucidare lo rilucidi con questi cinque colori metallici. Parlavo del fatto di dare un tono diverso molto intenso sui metallici. Sicuramente devi fare le ombre colorate, non le devi fare mai nere. Ma questo a prescindere dal metallo. Cioè, qualsiasi ombra, ragazzi, è colorata. Per esempio, se avete gli orchi e gli fate un'ombra blu, è molto meglio, è molto più vivace, molto cioè vibrante, ok? L'incarnato prende proprio vita se gli fate un'ombra blu o rossa. Se invece gliela fate nera o comunque di un verde scuro, perde. Ora perché non ce l'ho qui un avevo fatto uno Starcast con la wash blu. L'importante è che sia colorato. Comunque, mi hanno chiesto commissioni. Ah, grande. Ok, allora già so le domande. Va benissimo, ci sono. Info. Ti lascio dopo il mio WhatsApp. Perché te lo devo spiegare con i vocali almeno. Che a scrivere divento matta per quella cosa. Adesso andiamo a marcare quelle che importano di più di luci.
adesso iniziamo col 50. Quindi riaggiungiamo un po' di Bugman's Glow. Andiamo a sfumare. Lasciando le ombre massime proprio solo nei recessi tra un muscolo e l'altro. Abbastanza diluito, così poi quando si asciuga va in trasparenza con lo strato sotto. Nel frattempo continuo ad aggiungere le luci dove mi serve, il colore sotto è ancora fresco, quindi facciamo una sorta di wet black, una sorta però, eh. Diciamo che è un wet on wet. Poi vediamo se andiamo in porto con la cosa, spero non sia una fregatura. Ok. Va bene, dai, dopo tranquillo ci sentiamo, mi dici tutto e vedo anch'io se la cosa può essere tranquilla oppure c'è qualche indicco. Poi mi spieghi. Goccetto. Ok, allora adesso prima di mettere le luci massime andiamo a fare una cosa fighissima. Grazie Raffa per il pledge su Patreon. Allora, adesso dobbiamo andare ad aggiungere il rosso sui guancioti e sul naso, quindi questa fascia media che sappiamo che comunque sia nel volto è rossa. E poi andiamo a mettere un po' di rosso e blu, che fa una sorta di violetto, negli incavi degli occhi per dare profondità allo sguardo, perché infatti poi dopo andiamo a fare una azzurra cosa, sì. Andiamo a fare gli occhi e le tempie. Ora dovete fate tanta attenzione, birrozzo, ok, lo chiamiamo birrozzo. Fate tanta attenzione nel momento in cui andrò a fare la luce. Scusatemi, l'ombra sulla tempia, ok? Da quel momento il pezzo cambia da così a così, prende vita. Si vede anche nel video, per esempio, che avevo fatto del se vi ricordate, nell'Academy.
il video su come dipingere il volto. Nel momento in cui sono andata a mettere queste ombre, ovviamente lui ha la barba e quindi tipo sotto gli zigomi non li posso fare, eccetera, però già quello delle tempie e dell'occhio lo fa cambiare, gli fa proprio, gli dà l'espressione. Allora, una puntina di blu di Prussia. Avevo dimenticato di aggiornare la carta di serie. Tranquilla, grazie mille. Allora, abbiamo detto blu e rosso. Ok. Perfetto. Sì. Allora, vediamo se questo rosso va bene. No, il rosso primario non va bene. Non è il viola che cerco io, quindi proviamo col magenta. Perché di solito io lo faccio con lo scarlatto, però si vede che c'ha qualche non è puro e quindi c'ha qualche tonalità. Che mi permette di raggiungere un viola, insomma, quel viola che dico io. Sì, già il magenta questo. Allora si vede che lo scarlatto il Vallejo, buona Mary. Il vermiglio della Vallejo c'ha un po' di magenta dentro, che permette di ottenere questo violetto qua. Non l'ho riuscito a vedere. Ok. Provo che c'ho il braccio su, dà un po' fastidio. Ovviamente il verso della pennellata verso l'interno, da qui quando si asciuga lo ripasso meglio. Mettiamo un po' di incarnato in questo violetto. Consistenza wash. Ora le ho impostate e me lo inizio a sistemare, aggiungendo, togliendo, anzi facciamo subito pure il rosso, così. Guanciotti con la wash, rosso. Passando un po' di rosso con il Bagmans per arrossire un po' tutto l'incarnato, poi dopo lo iridiamo le luci, però così prendo un po' di colore.
molto liquido, sono proprio leggeri glaze. Ok, qui tra le dita possiamo aggiungere un po' di blu, così rimarchiamo l'ombra, diciamo una sorta di profilatura. Perfetto. Vabbè, poi qui la maglietta la rifacciamo, non è un problema. Possiamo marcare le ombre qua sulle dita davanti. Qua sotto possiamo aggiungere un po' di blu per dargli più profondità. Allora, proviamo a segnare gli occhi. Vado a prendere il triplo zero. Usando il fade one flash non il bianco giusto per segnarmeli. Ok, adesso iniziamo a mettere le luci, quindi Flayed One e Cadian, e scusatemi, Bagmans. Ma quest'orbito cos'è? Un nano? Sì, ma racconta qualcosa. Sì, è un nano. Ma non mi senti, Karim, che sto spiegando come si dipinge? Aspetta, che ora sto facendo gli occhi, quindi essendo microscopici devo un attimo trattenere il fiato quando li faccio. E sto mettendo le luci massime. E un po' di luce sugli zigomi. Sì, praticamente poi gli alberi sono due, perché c'è questo e un altro che è tipo un elfo, no, un umano. Mettere un po' di luci qua e là. Qui ho aggiunto un po' di Bagmans per sfumare meglio. Ok, e adesso torniamo alle luci massime sulle dita e sul braccio.
Ovviamente qui andiamo solo sui punti più importanti, non rifacciamo tutte le luci, altrimenti perdiamo la volumetria. Quindi lo faremo per esempio solo sulle prime due dita e non lo faremo su tutte e quattro, no? Tanto la nostra luce è quella zenitale. Il libro delle regole. Che cosa sono? Scrive il libro delle regole già. A meno pagine di quello vero. Dici sì, mi sa di sì. Sì, comunque è enorme quel libro delle regole, non pensavo. Ma dentro com'è scritto? Piccolo? Ancora non l'ho aperto. Mannaggia sto colore che sto bevi. Ok, ora bevo. Aspetta. Grazie, Raffa, ogni tanto mi fai idratare. Anche qui solo sulle prime due dita, non continuiamo con le altre. Man mano che si asciuga continuiamo a ripassare sui punti principali in modo da enfatizzarli, perché così quando si asciuga cari un po'. Sara, com'è così pochi punti combinato? Ora appena si asciuga bene ripassiamo anche i guanciottini. Che glieli rifacciamo rossi di nuovo, glieli rimarchiamo. Allora faccio qua dietro il braccio così non perdo il filo. E poi vedo mentre si asciuga. Ok. Usa qui, usa là, adesso. Allora, dovrei godine rosse. Io ne ho fatti fuori migliaia una sola sera, altrimenti a quest'ora altre 10.000 sarei stata. Sì, mi ricordo quella sera. Allora, adesso facciamo le godine rosse e poi facciamo l'occhio. Ok, quindi iniziamo a mettere un po' di bianco. Una puntina di bianco. A noi. Vabbè,
abbastanza diluito perché non è che deve essere con un leggero glaze. Stavolta lo facciamo verso il basso. Prendiamo pure la narice. Ok, non so se si vede. Ho sentito un tono vendicativo. No! Qui mi serve un triplo zero. Ok. Ragazzi, scappo, ci becchiamo poi. Grazie Sara, un bacione, a dopo. Retribution time is coming, calla. Primo occhietto fatto. E secondo occhietto pure. Andiamo a registrare il bianco dietro. Ok, perfetto. Sono proprio micro ritocchi, sto intassando le lenti, vedo, quindi aggiate sto braccio che sta in mezzo. Bene, ok. Adesso faccio lo spottino bianco. Proviamo. Facciamo il microissimo spottino bianco. Il nano spot facciamo. Questo è il micro. O il picco spot. No, però non va bene che c'ho un pallino sul pennello. No, non viene. Troppo piccolo. Rifacciamo la pupilla. E lo lasciamo così. E va benissimo uguale. Gliel'avevo fatto, ma dopo si attacca troppo alla sclera. Allora, direi che l'incarnato è fatto. Adesso faccio tutto. Ok. Adesso iniziamo a fare il resto. Facciamo la barba. Dentro abbiamo ancora un'oretta, facciamo la barba. Barba arancio.
Allora, direi Mephiston, quindi il rosso ce l'ho. Dai, proviamo a farla con, sì, i colori con gli scale, sì. Quindi blu come ombre, che è l'opposto dell'arancio. Però qui posso non usare Eh sì, lo facciamo rossetto. Ciao Darsh! Quanto tempo! Come stai? Che dici? Cos'è quella cosa che hai in testa? Elwi, ciao! Sono gli occhialoni. Perché ho gli occhi stanchi, non mi sono portata i miei occhiali da vista, quindi poi lo devo fare bene questo modello. Ho detto, vabbè, mi metto gli occhialoni, basta non mi prendete in giro. Ora sto un attimo passando la barba, me li metto dopo. Che dite, ragazzi? Sono contenta che siete passati. Scusa la scomparsa, sono in vacanza con la famiglia al mare. Wow, che spettacolo! Il cielo non lo prendo mai, ma fai benissimo, Darsh. Fai assolutamente bene. Di pure non vedo l'ora di andare in vacanza. Andiamo dal 16 al 23 di agosto in montagna. Madesimo. Non succederà mai che ti prendiamo in giro, no, no. Ora sono a bordo piscina grande. Io oggi mi sono cotta in piscina. Sono veramente cotta. Poi quando faremo le ombre le faremo più blu cerule, ovviamente. Diciamo azzurrino, dai. Quindi prendo non il blu di Prussia, ma prendo il blu primario. Bene, bene, dai, bene. Fatto esame lunedì, passato, tutto a posto. E niente. Adesso mi sto sfogando con Blood Bowl. Elwi, ti hai detto l'altra volta che stai lavorando in storia? Bellissimo. E qual è il tuo periodo preferito? Spero tu mi dica dal 792 o 93, non mi ricordo, al 1200. Ma ti piace il mio busto? Non hai detto niente. Sì, l'ho visto assolutissimamente bello, lo volevo condividere prima nella storia, però stavo iniziando la live, ho detto ok, lo condivido dopo. Bello, bello, bello. Però non ho capito, è praticamente lo stesso? Era più facile. È lo stesso quello che era tutto incarnato blu e poi hai continuato a lumeggiare o è un altro? Che non ho fatto in tempo a leggere nemmeno la caption, perdonami. Stavo ritardissimo per la live. Qui mi sono dimenticata di fare la punta del pollice. Rimediamo tutto. Subito. Allora. Io quasi quasi. No, perché l'arancione della scheda non è male. Mi devo trovare un altro rosso. Perché il primario non è sempre perfetto. Domanda difficile. Comunque, storia antica, Inghilterra, Tudor, non Medioevo. Cioè, quindi tutta l'era dei vichinghi non ti piace? Cattivo. Sono passato solo per un saluto, ora devo andare un bacione. Ciao a tutti ragazzi, quindi sono nuovamente in ufficio, quindi torno al solito orario. Va benissimo, Darcio, divertiti anche per noi. Grazie per essere passato.
Davvero. Io in realtà pensavo stessi ancora combattendo con il giardino, mi ero preoccupata. Sì, è lo stesso, dovrebbe vedersi di più il sotto. Ah, ok, ho capito. Dimenticavo i vichinghi, come fai a dimenticarli? Allora, iniziamo a mettere un po' di arancio, vediamo come si comporta con questa barba. Perché se è troppo scuro, allora andiamo a schiarire piano piano. E chiaramente d'oro, ecco. Va bene, perdonata. Questo arancio è un po' pastoso, lo facciamo andare bene. Però sai, ti dico, non mi soddisfa. Quindi prendo il blu primario e inizio subito a fare le ombre. Non ne venga a capo, se tardisco un nas troppi fili. Mannaggia, Guido. Stai sclerando? Sono la quarta doccia che è sudata, immagino. Ma stai al lavoro o stai a casa a fare tutto ciò? Sto ridando un fondo un po' più bluetto. Ma dove li hai presi quei cosi? Che no. Cioè, non riesco a smettere di dire, ma gli occhialoni? Su Amazon. C'ho il link. Dove te lo mando? A casa, la mia centrale anatomica per archiviare. Lo so, sono fighissimi, lo so. E so che li vuoi anche tu adesso. Pensa se Karim, oltre allo zoom, avesse anche questi mentre guardava i miei video. Altro che sbavino. Sono tentata di provarli anch'io, chiaramente sì, li voglio. Ma se sono solo così imponenti. Sì, sono così imponenti, però non. Cioè, probabilmente è più la telecamera che fa effetto GoPro che sembrano enormi. Ma ti ci abitui, nel senso non li vedi poi così grossi.
Sembrano immensi, ma in realtà è meno peggio di quanto sembra. Ora, dopo vi mando il link su... Aspetta, me lo mando subito. E dicevamo il link degli occhialoni, link degli occhialoni. Optivisor, eccoli qua. Sono questi qui. Allora, ve li linko proprio nella chat della diretta. Eccoli qua. Intanto rilumeggio il dito. Sti cavoli, pensavo... lo so, raga. Rosticchiano ormai. Il facciotto disperato di Raff. Comunque, semmai provate a cercarli anche da altre parti, sia un Optivisor. Forse qualcuno forse c'ha qualche offerta, qualche sconto. Allora. Adesso inizio ad aggiungere un po' di magenta come passaggio all'arancio. Così evitiamo il marrone. Facciamo tutte le singole ciocche. Perché quanto li hai pagate, scusa? Quanto li ho pagati? Eh sì, 70. Però ho visto c'era un periodo che costavano 50. Però magari non è proprio l'optimizer questo qui che ho io. Però sì, ci sono anche a meno. Io vabbè, vi ho linkato proprio quello che sì. Comunque questi li comprai, boh, 5 anni fa, mi pare. L'importante è che le lenti siano 2,5x, ragazzi, eh. Se li prendete. Perché è lo zoom migliore per qualsiasi tipo di scala di miniature. Andate bene sia con queste piccoline che con i 75.
Anche che siano di vetro, Gioia. C'è la scatola dentro. Sì, ovvio, ovvio, di vetro, no, di plastica. Vabbè, lo davo per scontato, sorry. Niente, Karim ce l'ha con me ormai, non si sa più. Ma non ci penso però, se qualcosa ti ho fatto, non so cosa. Cari, sto diventando un piccolo sapudello, no? Come sto? Damo bella. Non so perché. Ah, sto diventando. Ok, sì. Sto barbotto finché non prende il colore che dico io, ragazzi, ci posso stare fino a domani. Questo è quello che succede quando passi dai colori che comunque usi sempre ai colori che non sono nuovi, quindi per ritrovare la mescola è un po' così, perché io in mente ce li ho in un modo e ora se riesco con questa palette bene, perché se no veramente tiro fuori lo skunk brown. Mi sono persa le Iliadi. Cazzo. Le Iliadi. A voglia. Non l'avrò mai vinto la panza. Sentivo la domanda. Cazzo. Sono tremendi, ragazzi. Nella mucca sta per prendere lo Skag Brown. Perché questo arancione non è come deve essere. Sì, perché non è per niente come me lo immaginavo. Non sta avvenendo nel verso che dico io. Quindi ora vado di Skag Brown. Comunque l'orologio oggi mi sembra sfasata giallissima. Davvero? Però ce l'ho su standard. Può essere lo schermo. Poi considerare, la mia mano è abbronzata, quindi sì, è un po' più gialla del solito. Allora. Cag brown. Giallo verde. Oddio, io sul mio iPad lo vedo normale. Perché sto vedendo la diretta sull'iPad. Oh, la vedo normale la mano. Sarà per bruciare qualcosa. Certo, no. Oh. Allora il mio. Oh, lo Skag Brown, ragazzi, è l'arancione più bello del mondo per fare la barba rossa. O i capelli. È qualcosa di fenomenale. Oh, you have glasses on today? Yes, because my eyes are tired and I forgot my glasses. So, the only one I had were this one. What do you say, Silver?
You like this? Yes. I used to paint with them like 5 years ago. Come il Born Siena della Scale Artist. Ammazza. Eh beh, sì, il Burnt è bello, ok. Già sta prendendo le sembianze di quello che volevo fare. Ora perfezioniamo. Cool, I have magnifying glasses with a light that I can position. Works well too. Probably wouldn't work for streaming. Yeah. Because you're going to everything. Hit, sorry. Going to hit everything with the light too. Ok, aggiungiamo un po' di arancione della scale. Vado, Mushi, bacio, un bel vero finito, grazie a voi per essere passato, un bacione. Le luci, le ombre abbiamo detto che sono blu perché è il complementare dell'arancio, così abbiamo molto più contrasto. Ho aggiunto un po' di arancio della scale per renderlo un po' più arancione. Tra un po' mettiamo le luci sul giallo. Il vento e il fischietto glielo facciamo blu.
Va che sai che ti avrà 2500 punti per pittare quei denti. Ma davvero? Mica ce li hai i punti, spero, per fare questa cosa cattivissima nei miei confronti. Anche che pittare questa mini così piccola con i denti, quei punti è meglio usarli per i bussi. Almeno un margine di errore. Qui se mi trema penso che non lo so io i danni che faccio. Oh, ovviamente abbiamo un bel barbotto arancione. Cof cof. Che cosa vuoi, Giaga? Cof cof. Allora, prendiamo il giallo Napoli. Yellow Naples, yellow. Yellow Naples. T'ho messo male, ti va bene? 800 punti. Yeah, meno male. L'unico che hai punti qui è Giaga che li sta conservando. Non so, non ho ben capito per cosa. Qual è il suo scopo? Perché per lo shout out ha già superato la quota utilizzabile, quindi vuole fare qualcosa che non so, non ho ben capito. Ma farà molto male. Adesso iniziamo ad aggiungere il giallo. Sarà per il piumone al supermercato. Madonna, non mi nomina il piumone questo caldo. Ok. Poi questo si vede meglio le luci da aggiungere al barbotto domani quando si è asciugato, perché sicuramente adesso perderà un po' di tono. Già lo sto facendo così. E una volta che è ben asciutto posso ripassarlo. Mi piace? Bellino, ma gli facciamo la foto. Grazie Karim, sono contentissima di leggere che ti sei innamorato di questo nano. Con le supermanone pronto a picchiare. Vediamo, ve le mando subito su Discord. E niente, ragazzotti, dai,
Allora, ci vediamo sicuramente venerdì, vi faccio sapere quando, se è mattina pomeriggio. Dai, non lo offendere così, sei cattiva, Raff. Se mattina, primo pomeriggio, tardo pomeriggio o sera. Mi devo organizzare per venerdì perché domani sto full, full, full. Possiamo continuare tranquillamente, tranquillamente il piccoletto. Tanto dobbiamo fare la maglietta a righe, così gli metto pure la basetta. Gli facciamo la maglietta a righe, così vi faccio vedere un modo per farle, insomma, come seguire le pieghe del vestito e sicuramente facciamo in tempo anche a fare il libro. Sì, questo qui lo facciamo metallo non metallo, la parte metallica e poi facciamo il libro. Raffa, sei spietata, sei cattiva, proprio sbam. I guanciottini rossi ci sono, ci piacciono, si possono accentuare un po' di più, forse sì, dai. Ultimo ritocchino, vediamo un po'. Nel frattempo ovviamente ci sentiamo su Discord. Sì, eccolo, un po' più rossiccio, dai. Sì, più carino così. Non è che ti ero obiettiva, Raff, ti scatto come i semi dell'anguria, minchia, questo è cattivo. Però, com'è che si dice? Chi semina vento raccoglie tempeste. Oh, Dio, fate morire, ragazzi. Dai, grazie per la compagnia e ci vediamo venerdì. Intanto ci sentiamo su Discord. Un bacione.